E buonasera a tutti, ed eccoci qui con un altro episodio di Giochi Paurosi. Finalmente questa sera continuerò The Walking Dead. In realtà è la seconda volta che rifaccio il video. Non si sa perché, ma prima ho deciso di non registrare. Boh, è bello che F12 l'ho schiacciato. Comunque ci eravamo lasciati con questo video, quindi adesso ce lo potremo finalmente vedere tutto. Ok, come l'altra volta siamo andati alla sta fattoria, a questa fattoria. Poi vi volevo dire. Subito dopo questo video caricherò un video speciale di Giochi Paurosi su un gioco che si chiama One Late Night, una cosa così. Vi avverto già che come gioco è abbastanza noioso, quindi il video non sarà molto divertente perché veramente fare un commentare su quel gioco è una cosa quasi impossibile. Comunque ho fatto un gameplay di un'ora, farò un casino di tagli, lo ridurrò tipo a 20 minuti o mezz'ora. Comunque adesso concentriamoci su The Walking Dead. Questa qua, se non sbaglio, è la terza parte. Speriamo che vada tutto liscio come l'olio. Che Dixtory non mi faccia scherzi. Ok, il tuo ragazzo è un reo. Sono contento che sia stato d'aiuto. Non è mia figlia, pirla. Bravo. Ha risposto lui per me. Sì, mi conosce, è vero che mi conosci, Clementine? Brava. Tizio, se mi medichi, mi fai qualcosa alla mia gamba, forse è meglio, se no cammino come un pirla. Ma va? Sembri uno zombie quando cammini. Ok. Medicami con qualcosa, scommetto con una garza, tutto va liscio come l'olio, cioè cammina poi perfettamente e magicamente guarirà il nostro amico, cioè il nostro personaggio. Mamma mia, sono le 3 meno 10, c'ho un sonno, panico, paura. Se prima andava tutto liscio come l'olio, quest'ora avrei già finito il video. Comunque, come sempre, lo farò di circa un quarto d'ora, così. Mi chiamo Lee. Te come cavolo ti chiami? Piacere di conoscerti, Lee. Sono Ercel. Va bene. Bel nome, veramente bellissimo. Com'è successo? Sono caduto. Certo. Che tipo di pericolo ha visto la bambina? Abbastanza. Passato un paio di giorni solitari sì, nella casa con una zombie che girava come non so cosa in quella casa lì. Ok, siamo al completo. Un'altra famiglia. Ah, vado a dormire nel fienile. Ma dai, sarà pieno di topi, scarafaggi, pieno di insetti. Si chiama Clementine. È abbastanza cose, va. Ma sì, costruiamo, che arri se arrivano i zombie, mamma mia, poi entrano dentro. Ma va, l'ha solo capito ora, faccio un applauso. Tuo figlio ha ragione. E se dicevo che non ero d'accordo, cosa succede? Cosa succedeva? Se qualcuno di voi ci ha giocato e ha fatto l'altra risposta, mi faccia sapere nei commenti cosa è successo. Oh, finalmente. Scusatemi se ho toccato il microfono e magari si è sentito un tac. Sì. Hai finito di parlare? Posso andare a dormire? Che andrei pure io di persona a dormire? Che c'ho sonno. Ok, sono circa 3 minutini che sto registrando. Credo, non lo so. Sì, va bene. Ok, è meglio. Posso andare a dormire? Ok, ci vediamo domani mattina alle 5, va bene. Andiamo? Oh, finalmente andiamo a dormire. Come sempre taglierò i caricamenti, ma oramai lo sapete già. C'è puzza di Emmental, di letame. Letame? Tipo quando il cavallo fa la cacca? Ma brava! Mamma mia, Clementine intelligente. Mamma mia, io non ci sarei arrivato. Mi mancano mamma e papà. Lo so, Clem, sono tutti morti, mi dispiace. Quanto è lontana la savana?
Piuttosto lontano. Ok. Dormi, va, ma dormi, va. Fai dormire lì, che ci avrà sonno, c'ho sonno pure io. Cosa fa gli incubi adesso? Ti voglio bene. Madonna. Sa, dormi, dormi, dormi. Era solo un incubo. Stai tranzollo. Fumati un cannone, che vedrai che va tutto bene. Tagliato il caricamento. Lì si sta svegliando. Clementine è già sveglia. Ma sei un bastardo, eh. Stai zitto, che la spaventi. Mi chiamo lì. Kenny. Sì, andiamo a costruire lo steccato. Ok, andiamo. Ma l'ho solo notato. Ho visto male o c'ha il simbolo di... com'è già che si chiama il gioco della Sega? Del Sega dove peschi? Bass Fishing, mi sembra. Sembra che c'ha quel simbolo sulla maglia. Guardate! Mi sembra proprio quello. Ah, che bella sta signora! Giravoce che non... ma fa un bagno. Veramente, vanno troppo veloci i sottotitoli, porca... Sì, ho capito niente. Sicuro ci accordiamo, va bene. Ok. Si chiama Clementine la bambina. Un bel nome, lo so. Va bene. Ok, va bene. Minchia, si accontenta per poco questo bambino. Sì, tieni pure la bambina, va, che mi sono già rotto di portarmela in giro. Ok, finalmente hanno finito di parlare. Sto qua, sta aggiustando il camioncino, il pick up. Ok. Assicurati di parlare con chiunque tu abbia incontrato finora. Ok. Sì, è un ragazzo a posto. Ma non è un trattore! No, aspetta, ma ho letto bene. Sta lavorando sul suo trattore. Ma non è un trattore, è un pick-up! Ma chi è che ha tradotto sto gioco? Un deficiente? Ehi, Kenny. Serve una mano? Come sta tuo figlio? Qual è il vostro piano? Come ti... Hai bisogno di una mano? No, sono solo un controllo. Cioè, non sai cosa fare, non c'hai voglia di fare lo steccato. Vai a controllare se il motore è ancora lì a posto, nessuno te l'ha rubato, eh? Hai figli tuoi? Sì, no, in tutto il mondo. Sono un Churadores. Ti serve... sì, sai. Come è stato figlio? Qual è il vostro piano? Esci, basta. Ciao. Mi hai già rotto. Te, signora? Cosa vuoi? Sai, avrei una certa voglia di qualcosa, ma sei troppo cessa e non ti voglio. Hai proprio dei bei capelli. Ci provi con la bambina? Ah, c'è anche... Sì, guai se ti lamenti perché te ne tiro due. E ragazze, sembra che... Sembrate molto rilassate. Non fate mai niente! Fate qualcosa! Fate lo steccato, dai! Invece di star sedute sul fieno! Ok. È facile. Cosa? Beh, sì. Ok. Tu sei brava? A far cosa? È tranquillo qui. Se lo dici tu, portati sfiga, eh! Sa, me ne vado. Ciao. Ha preso che... vaffan bagno, che Clementine faceva non so cosa. Oh, un trattore. Questo è un trattore. Guardate il bambino, tutto divertito. Ciao bimbo, cosa fai? Che belle orecchie che hai. Sono bianche. Ok, due. Come va, Duck? Bene, guiderò il trattore. Non fare il pirla che metti ancora sotto qualcuno.
Ok, sto qua. Basta. Fantastico. Una tortura grande e pesante come un macigno e lento come un... come una lumaca. Ok. Stai ancora lavorando sullo steccato. Sì, l'ho capito da solo, non è che me lo devi dire. Serve una mano, tizio. Sarebbe fantastico se potresti tagliare due assi. Va bene, lo faccio. Tanto io ho studiato per fare il falegname. E non pensate cose strane, ragazzi. E ho anche studiato per fare il barman, ma purtroppo non ho finito nessuno dei due. Comunque a voi non vi interessa, suppongo. Ho visto un uomo da Atlanta uccidere un bambino. Un ragazzo gli ha sparato in mezzo. Dannazione. No, cazzo, dannazione. Non hai neanche esitato, sei semplicemente girato, ha messo la canna nella pistola in mezzo agli occhi del bambino e ha premuto il grilletto. Sarà stato uno zombie. Non vedo spesso cose come questa. Io ho sparato a un poliziotto, ho ucciso una signora. Sì, ne ho fatti fuori due. Ho spappolato il cervello a una povera ragazza. Wow, io non ci riuscirei. Io ho dovuto farlo, se no mi violentava e mi mangiava. Ok. Fai solo lo steccato. Guardate lì. Mamma mia, ha già costruito un casino. Miei genitori. Non so dove si trova la mia ex moglie. Ah. Già. Sicuro. Ok, posso smettere di tagliare le assi? Ah, boh. Minchia. Mi ha letto nel pensiero al gioco. Ok. Grazie per il passaggio. Sì, veramente, grazie perché mi hai salvato il cuculo. Comunque, se vedi mio padre in giro potrebbe aver bisogno di aiuto. Ok, è nel fienile, l'ho visto adesso. Andiamo a vedere cosa fa il vecchietto. Duma. Duma, vai, va. Ok. Oh, ma era subito qua vicino il fienile. Mi sembrava più lontano. Ok, vecchio, cosa stai facendo? Sposti del fieno a sgamo così, a caso? Devi saper che se non fossi andato via con Kenny oggi non avrei apprezzato la tua mancanza di onestà dell'altra sera. Perché? Non credo di seguirti. Ma non mi dai già del bugiardo? Ho avuto un passaggio. Subito dopo mi sono ritrovato in... vaffanbagno, va troppo veloce! Beh, non sembri messo male. Come non sembro messo male? Sono mezzo pirla. È un bel pezzo di terra. E se mi avessi detto 20 anni fa che avrei continuato a far questo, ti avrei risposto che avevi... Vaffanbagno. Non ho pianificato di avere un posto così. Apparteneva alla mia famiglia, così come me. Quel che conta, non credo. Sì. Va bene, non ho capito niente, però va bene. Dov'è la tua famiglia adesso? Genitori, moglie, ragazza? Sono tutti a piccio. I miei genitori sono a Macon con mio fratello. Beh, spero che siano tutti bene, anche io. Giusto? Ci sei inciampato sopra. Era in cerca di aiuto nella sua casa. Mamma mia, pure una fame boia. Posso darti un consiglio? Sì. Certo, va bene. Io non so chi sei, non... né cosa hai fatto. Diciamo che le cose non saranno migliori quando tornerai in città, o peggioreranno prima di farlo. Dovrai quindi dipendere dall'onestà degli sconosciuti se vuoi farcela. E se le persone inizieranno a farti vaffanbagno, mi sa delle domande, finirai nei guai. Perlomeno hai un buon senso. Vaffanbagno. Ma che? No, il bambino l'ha messo sotto. Guarda, ci scommetterei 5 euro. Ho pure fatto il salvataggio. Oh Maria, ci sono i zombie. Il bambino ha messo sotto il figlio del vecchietto, poverino. Ok, mi sa che adesso uno dei due muore. Chi salvo? Salviamo il bambino. Ok, salva tuo figlio. Salvalo, pirla.
Preso. Adesso andiamo a salvare l'altro. Che mi... Aia, si sta spaccando lo steccato. Arrivo. Oh madonna, no. No. Mi stava simpatico. Sei arrivato in ritardo. Maria, no. Perché è morto? Mi aveva salvato il culo. Mi dispiace, vecchietto. Anche se le parole non ti riporteranno indietro tuo figlio. Mi dispiace davvero tanto. Scusami. Fuori da qui. Perché? Minchia, ti sto consolando. Tu mi dici fuori da qui. Oh. Oh, calmati. Oh, te ne tiro due in faccia e ti ammazzo. Ho salvato prima suo figlio perché è un bambino, dai, poverino. E minchia, non ho avuto il tempo. Sono andato nel panico. Guardalo. Sì, per piacere, andatevene. Andatevene. Non tornate mai più. Cosa? Mi butti via? Mi mandi via da così? Ma io ti inculo. Pillo il tuo fucile e te lo ficco super. Mamma mia. Ok, è tipo un po' più di 15 minuti che sto registrando. Appena è finito sto video, lo concludo. Ok, Clementine, mi sa che ci dobbiamo togliere via dai coglioni. Eh già. Dai, fai il salvataggio. Povero vecchietto. Tagliato l'ennesimo caricamento. Ok. Siamo in una città. Abbiamo finito pure la benzina. Pure sto qua è sfigato. E la madonna. Io c'ho paura. Qua sarà pieno. Pieno di zombie, no. Però mi sa che stiamo entrando nella parte più bella del gioco. Suppongo. E spero solo che l'episodio non finisca così perché mi incavolo, Cioè, proprio il primo episodio del gioco. Guardate, vuoi morire di nuovo? E laggiù, siete amici? Il furgone è a secco. No, mi sa che non è amico. Madonna che bello. Madonna che belli. Guardate sto qua che striscia. Boh. Ho appena capito che siamo nei cazzi. Boh, si è bloccato per qualche secondo il video. Non si sa perché. Ah, c'è una tipa. Correte, sì, corro. Minchia, meno male, ci hanno salvato il culo. Ma sto qua sembra il tizio del fumetto. Ok, ha pure fatto il salvataggio. Se non l'ho visto male. Minchia, che però sono carine, ste due. Ma sì, sta qua. Mi sa che ste qua sono quelle del... Mi sa che sono quelle del fumetto. Cioè anche quelle del telefilm. Sto qua credo che sia il tizio del camper. Cosa c'è? Io devo far pipì. E piscia lì dietro. Vai. No, mi sa che ho fatto una cazzata. Oh madonna. Ok, finisco sto pezzo qui e poi concludo l'episodio, se no diventa troppo lungo. Porca troia. Uno di loro è stato morto. No. Oh merda. Oh cazzo. Si trasformerà in uno zombie il bambino. Oh, ma dai, rissa. Dai. Oh madonna, minchia, ho salvato il bambino per niente prima. Fermalo. Ricalmarti.
fuori. Everyone chill the fuck out. Nobody's doing anything. Cazzo. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. Madonna, calmati, tipo. Maria. Fucking tutto il tempo. Ma va? È suo figlio. Oh, Madonna. Ok. Comunque il gioco si sta facendo molto interessante adesso. Meno male, finalmente. Oh cazzo. Pirla, mi sa che c'è uno zombie. Maria, che casino. È solo un bambino, Maria. Calmati. Boh, mi sa che questo qua, questo video qua diventa da più di 20 minuti, perché questa discussione qua sta durando da 50.000 ore. Colpisci Kenny. No, fermalo, che cazzo ne so. Ecco, non toccarlo, cazzo. Te ne tiro due. Fatti sotto, dai. Io sono un nero, ti picchio. Te ne tiro due. Che cazzo è successo? No? Clementine? Oh, Madonna. Cristo? Clementine! Vieni qua. Ma vedi che sei sfigato. Oh cazzo. Salva Clementine. Cu. Quanto cazzo te... Che culo. Maria. Comunque il video si è bloccato qualche secondo. E cercherò di aggiustarlo il più possibile. Comunque dai, finisce sto pezzo. Dai, facciamo così. Tanto ha fatto il salvataggio qualche secondo fa. Allora, concludo qua la puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come dico sempre, mettete un bel mi piace. Se sei una nuova persona che mi sta seguendo e non si è ancora iscritto al mio canale, se vuole si può iscrivere, mi fa molto piacere. Diversamente, la prossima puntata credo che continuerò The Walking Dead, visto che si sta facendo molto più interessante delle scorse puntate. E comunque vi dico, come sempre, se volete condividerlo, condividetelo dove volete. E boh, diversamente vi saluto. Ciao a tutti, al prossimo video di Giochi Paurosi. Ciao ciao e buonanotte.